Buongiorno a tutti e a tutti. Oggi nel nostro spazio Associazione Paese delle Donne parliamo di una donna straordinaria, una stilista, un'artista, una politica, una donna che ha saputo coniugare sia nella vita privata che nella vita pubblica non solo quelli che erano i suoi talenti e le sue passioni, ma anche uno sguardo allargato sulla società. La figura di Rosa Genoni, infatti, è una figura assolutamente particolare, sia per il mondo in cui si è mossa, sia per l'attivismo politico che ha fatto, che ha avuto, e sia per il lascito sia artistico che sia stilistico e nel campo della moda che ha lasciato dietro di sé. Della parte familiare, intimista, di Rosa ci parla adesso Raffaella Podrider, che è la presidente dell'associazione Amici di Rosa Genoni. Mentre un passaggio sulle idee politiche, sulla società politica del tempo lo farà Antonia Sani Baraldi, che è stata per molto tempo presidente della WILPF, che è la più antica dell'Associazione delle Donne per la Pace in Europa. Infatti, Rosa Genoni è stata una grande attivista contro la guerra. E considerate, e qui mi fermo nell'arco biografico, che lei è nata insieme praticamente all'Unità d'Italia nel 1867, e quindi, come tutta la sua generazione, era ancora molto giovane quando si è cominciata a parlare d'Italia sia sul nostro suolo nazionale e sia all'estero. La prima domanda per Raffaella è questa: nella biografia di Rosa Genoni si dice che lei, appunto, dato il contesto familiare, non ha potuto studiare subito, quindi è arrivata alla terza elementare e poi ha dovuto andare a lavorare e ha cominciato come piscinina. Chi erano queste piscinine? Dunque, mia nonna, perché io sono la nipote diretta di Rosa Genoni, mia nonna effettivamente è nata nel 67 in un paese piccolino a Tirano, in Valtellina, prima di 18 figli, quindi una famiglia molto numerosa, di origine molto modesta, il padre era calzolaio e la mamma sartina. E ha potuto frequentare fino alla terza elementare, perché quello era offerto nel paese. Lei però avrebbe molto voluto continuare a studiare e ha ottenuto che il padre la portasse a Milano e ha cominciato a fare proprio la piscinina nel laboratorio della zia Emilia e ha imparato dalla zia Emilia i rudimenti. Faceva le cose più umili, raccattava gli spilli, raccattava gli strubai, come diceva lei, i ritagli delle stoffe e sentiva parlare francese, nel senso che la moda aveva parole francesi e quindi non solo ha frequentato la quarta e la quinta elementare serale, ma poi ha voluto anche imparare il francese, perché la sua grande ambizione era quella di occuparsi, una volta cresciuta, di moda e aveva capito che sapere il francese poteva essere fondamentale per la sua crescita, seguente. Rosa Genoni è andata a lavorare non solo presto, ma a imparare l'arte della sartoria, perché è un artigianato artistico e quindi è un tipo di artigianato che richiede molta abilità, molto estro e molto inventiva. E ricordo che su questo lei è diventata una maestra di stile. Una maestra di stile le cui creazioni in ultimo sono diventate famose ovunque e hanno dato proprio il là alla moda italiana. Su questo aspetto, Raffaella, voi nella famiglia, essere figlia della figlia di Rosa Genoni è sicuramente impegnativo, però anche pieno di ricordi, di racconti familiari e su questo vorrei avere un piccolo sguardo.
su cosa le raccontava la mamma e la nonna. Certamente. Io ho conosciuto la nonna che è mancata quando io avevo 8 anni, quindi direttamente a me raccontava della sua infanzia, della famiglia, dei fratelli, non mi raccontava delle sue idee politiche perché io non avrei potuto neanche comprendere, non avrei potuto capire. Invece, naturalmente, poi più avanti mia mamma mi ha raccontato tutto quello che la nonna aveva fatto, sia per quanto riguarda la moda che per quanto riguarda il suo impegno politico. Tornando alla moda, il suo grande desiderio di andare a Parigi si era concretizzato con grande entusiasmo. Aveva seguito un gruppo di lavoratori, poiché partecipava con un cugino a degli incontri del Partito Operaio. Questi omoni avevano sentito che la ragazzina parlava un po' di francese e se l'erano portata a Parigi per essere aiutati. E lei, al momento che gli altri dovevano tornare a casa, ha detto che lei non sarebbe tornata a Milano, che si sarebbe fermata a Parigi perché voleva imparare, voleva capire che cosa fosse la moda e perché la moda francese fosse così importante in tutta Europa. E quindi si è trovata un lavoro e ha imparato tantissimo. Ha imparato anche andando al Louvre, è andata a imparare che cosa era l'arte e come mai i francesi si ispirassero. E in questo modo ha cominciato a pensare che l'Italia, come giustamente lei ha detto prima, che era appena, insomma, erano pochi anni che l'Italia era unificata, doveva avere, secondo lei, una moda nazionale e non doveva più guardare a Parigi come l'unica possibile ispirazione nella moda. Tant'è vero che questa parola del Made in Italy, che tutti pensano fosse nato dopo il 1951, in realtà è stata applicata da una giornalista dopo un'intervista fatta a Rosa Genoni nel 1906, dopo l'Expo di Milano, dopo che aveva vinto il Grand Prix della giuria per i suoi modelli ispirati ai grandi del Rinascimento italiano. Infatti, lei ha vinto questo premio con due abiti, uno è un abito da ballo ispirato alla primavera del Botticelli e uno è un manto di corte ispirato ai disegni del Pisanello. E questo dice molto della sensibilità di una donna che è autodidatta, che ha saputo prendere il meglio della tradizione artistica italiana. E ha guardato sempre anche molto alle stoffe, ai decori, allo stile, tant'è vero che ne ha proprio inventato uno suo di stile. E nella sua famiglia voi avete avuto degli abiti della nonna, sì, che non sono i soliti abiti della nonna, ma credo che sua madre li abbia anche messi in esposizione in un museo. Sì, nel 1983, dopo averli offerti a Milano, devo dire, e per qualche motivo non era stato possibile darli al Castello Sforzesco, quando abbiamo sentito che avrebbero aperto una galleria del costume a Firenze, li abbiamo proposti e sono stati accolti con grandissimo entusiasmo, per cui la prima sala della Galleria del Costume a Palazzo Pitti è stata dedicata a Rosa Genoni. E questo abito ispirato alla primavera e il mantello del Pisanello sono stati donati da mia mamma con 70 cartelle di stoffe, di campioni di stoffe e campioni di ricami che Rosa aveva collezionato nell'arco degli anni perché sperava, e questo è importantissimo perché ahimè purtroppo non si è ancora verificato, che potesse esserci un museo perché diceva che era molto importante che tutti gli artigiani così bravi, così importanti italiani avessero la possibilità di andare e imparare e di ispirarsi. E uno dei suoi cavalli di battaglia era proprio quello che all'epoca venivano, per esempio, fatte delle bande
ricamate, bellissime, eccetera, vendute ai sarti parigini a poco prezzo e poi ritornavano in Italia a prezzi altissimi. Spariva il fatto che fossero italiani e quindi appariva tutto invece fatto in Francia. E questo non andava bene. Tant'è vero che Rosa è stata molto coinvolta anche nelle leghe, sia per la difesa dei lavori femminili, che a un certo punto è diventata la presidente, insomma, la guida di questo gruppo di nastrai che non facevano i nastrini per fare i pacchetti, ma erano proprio gli artigiani dei ricami e di queste bande che andavano ad abbellire gli abiti, i manteau, le pellicce. E quindi lei diceva che unendo insieme riteneva che ci dovessero essere come ancora le corporazioni, per cui gli artigiani dovevano avere un peso ed essere consociati per farsi rispettare, per avere voce in capitolo sia per i prezzi che per i contenuti. Adesso facciamo un piccolo passaggio, ma non piccolo, né di importanza né epocale, dalla Rosa Genoni, grande amante delle stoffe, dello stile, ideatrice, stilista, innovatrice, alla Rosa Genoni politica, cioè una donna che dalla prima giovinezza, stiamo parlando di un'età inferiore ai 20 anni, quindi oggi sembrerebbe quasi un infante. All'epoca avevano anche già figli, lavoravano, 20 anni, erano 20 anni di maturità, però per lei particolarmente, nata in una famiglia di 18 tra sorelle e fratelli, che ha lavorato sempre, ha lavorato subito, ha appartenuto da subito a delle leghe di lavoratori. E si è orientata in questo sguardo del sociale verso il socialismo, e non soltanto verso il socialismo, ma anche specialmente contro la guerra, perché era il periodo della Grande Guerra, di preparazione anche della Grande Guerra, quindi non interventista, e poi nei primi decenni del Novecento anche vicina ai primi movimenti di donne che portavano avanti delle Purtroppo rivendicazioni non ce la emancipatrici. fai alle 7, eh? E di questo chiediamo ad Antonia Sani, che ovviamente non ha conosciuto Rosa Genoni, però ha presieduto la WILP per molto tempo e quindi ci può narrare cosa della WILP rimane nel ricordo di Rosa Genoni, visto che è stata una delle protagoniste dei grandi congressi del primo Novecento. Prego. Antonia Sani. Sì, tutto quello che ho ascoltato ora da Raffaella Podrider è proprio la vita quotidiana che di Rosa Genoni quando era bambina, quando poi è diventata grande, ma soprattutto il suo lancio nel mondo della moda. Ecco, tutto questo noi come WILF Italia non l'avevamo messo in primissimo piano, avevamo messo in primissimo piano prima il suo viaggio all'Aia nel 1915 con 1.000 donne provenienti da varie parti d'Europa per dire no alla guerra. Allora, come ha potuto lei, unica donna in quel momento, quanti anni aveva nel 1915? Lei è nata nel 1877, mi pare, vero? 67, 77. 1867. Nel 15 quanti anni aveva? E 40. aveva 30, aveva 45, tra i 40 e 50, facciamo un 49 testino, anni. Più o meno una 49 anni, quarantina, più di 40. Ecco. giovanissima, ancora giovanissima. Ed è stato bellissimo. Poi questo viaggio. E Raffaella anche lo ricorderà, noi a Roma abbiamo solennizzato il 1900, i 100 anni del centenario del 1915 e c'era Roberta Bigiarelli che ha rappresentato con una serata proprio il viaggio di queste donne, cioè quello che loro sentivano, quello che loro dicevano. La cosa strana sono queste lingue diverse,
delle donne. E tu, Raffaella, dicevi appunto che anche lei aveva, insomma, si era data da fare col francese. Cioè, a un certo punto era indispensabile, allora non c'era questa conoscenza delle lingue e quindi la difficoltà a entrare soprattutto in un contesto internazionale era una cosa incredibile. E questo viaggio di poi naturalmente non è finito lì, perché da lì poi c'è stata non solo la fondazione della UILF, ma anche l'insieme di quello che erano i contenuti dello statuto. E cioè poi nel 1919, cioè a guerra finita, le donne non hanno abbandonato il loro desiderio di pace e di uguaglianza e di battere proprio quel mondo violento che aveva determinato la guerra. E quindi lei ha continuato a muoversi nell'ambito politico. Per esempio, lei era stata a Parigi, questo era successo, se mi ricordo bene, nel 1884, che lei aveva forse neanche 20 anni, insomma. E lei a Parigi era andata come rappresentante del socialismo operaio. Questa è stata una cosa, e lei è rimasta 3 anni a Parigi. E quindi lì il discorso della moda io non l'ho recepito, ho invece capito la sua partecipazione in chiave socialista. Quindi lei aveva fatto una scelta politica. Certamente. Di cui un po' parlavi, ma qui lei l'ha realizzata questa scelta politica. E quindi poi, fermo perché purtroppo il tempo se ne sta andando velocissimo e riassumo velocemente. Dico soltanto una cosa ancora, e cioè che lei poi si è legata, tornando poi in Italia, si è legata in amicizia con Anna Kuliscioff. Molto. E sì. Quindi in quel momento addirittura, se mi ricordo bene, Anna Kuliscioff l'aveva aiutata per la liberazione di un suo fratello, uno dei tanti fratelli che era stato ingiustamente arrestato. E la Kuliscioff, insieme con Turati, il suo compagno, sono riusciti a liberare, insomma, da questa ingiusta detenzione. E questa è stata una cosa ancora bella di politica, diciamo, di Rosa. Altre cose di lei, per esempio, che sono degne di essere ricordate, ma voglio chiedere però a Raffaella se dico bene, perché io non sono stata una conoscitrice proprio intima di Rosa Genoni, ho appreso le cose di cui si sono dette di lei e quindi questa che volevo approfondire era se è vero che lei ha dato luogo a Varese a una scuola di politica che veniva trasferita in Svizzera perché il fascismo le stava dando addosso. Cioè lei è stata ostacolata dal fascismo, questo io l'ho letto da diverse parti. E quindi lei aveva, pare, questo lo dicevano negli appunti presi da Giovanna, che purtroppo non sono riuscita ad avere, che lei aveva addirittura nella sua scuola di politica, economia, aveva anche invitato Bertrand Russell, il quale ha fatto parte di questi movimenti che nascevano da questa UILF in via di formazione, ma però erano realtà che lei ha vissuto, insomma, in maniera anche molto rocambolesca, perché ha dovuto fuggire dalla sua città, dal luogo dove lei era, perché la persecuzione fascista non le dava pace, avendo capito che oltre a tutto il discorso della moda, che è stato benissimo detto, e io non ho da aggiungere nulla, c'era questa sua posizione politica, socialista e femminista. Infatti, anche queste sono le due posizioni che a noi l'hanno resa cara quando l'abbiamo conosciuta, appunto, così attraverso i racconti, soprattutto tuoi, di Raffaella, che anche quel giorno al convegno che abbiamo fatto c'è stato quell'intervento bello che noi abbiamo cercato di suscitare il 1915 negli interventi che sono stati fatti. Allora, io mi spiace moltissimo, Antonia, ma purtroppo
No, no, io Io vorrei fare anche altre domande. non ho altro da aggiungere, Maria No, no, Paola, io avrei altre domande sia a te che queste alla domande che Fredda. avevo fatto E alla quindi. Fredda, se riesce a darmi una risposta. Allora, io ti anticipo, che Raffaella risponderà a questa tua domanda se Rosa Genoni avesse fatto sì o no questa scuola politica, perché effettivamente sarebbe un'anticipazione enorme. Però prima di arrivare a questa risposta, che già appartiene a una fascia della maturità di Rosa Genoni, siccome chi ci segue ha bisogno di un minimo di filo conduttore, io vi ricordo che questo avvicinamento di Rosa al Partito Socialista, questo suo essere non interventista, cioè contro la guerra, che stiamo parlando della Grande Guerra, il suo essere a difesa delle lavoratrici, dei lavoratori più umili, quindi voler addirittura pensare a delle corporazioni, ma non nel senso in cui lo ha pensato poi il fascismo, ma nel senso in cui lo pensava il Medioevo, cioè luoghi di elezione attraverso il merito e l'apprendimento anche generazionale, e tutto questo è associato anche in alcuni libri. Perché di Rosa Genoni, benché autodidatta, donna che ha studiato tutta la vita e si è sempre migliorata, ha lasciato Rosa anche dei libri, ecco, per esempio La vita d'arte, e poi ha scritto dei libri contro la guerra, e poi ha scritto degli opuscoli, cioè è stata proprio una maestra con la M maiuscola. Sia di vita che di sorellanza, si potrebbe dire, sia di lotta dentro quelli che sono i movimenti all'avanguardia. Vi ricordo che, per esempio, nel 14 lei ha tenuto un ciclo di conferenze sulle donne e la guerra, che non era soltanto una questione di antinterventismo, ma era una questione proprio di focalizzare il ruolo che le donne avevano nella guerra e che avevano sia come madri, sorelle, mogli di soldati e sia come cittadine dell'Italia e quindi una parte attiva. Nel 1925 ha pubblicato il volume Storia della moda italiana attraverso i secoli a mezzo dell'immagine, che prevedeva tre tomi, e anche questa è una domanda che rimane sospesa per Raffaella, alla quale adesso diamo la parola, diciamo negli ultimi 10 minuti dell'incontro, perché risponda prima se Rosa ha fondato la scuola politica e poi che fine hanno fatto i Tomi della sua nonna. Cercherò di essere brevissima perché da dire ce n'è tantissimo. Ci tengo a dire che il fratello che è stato salvato, tra virgolette, da Anna Kuliscioff e da Turati era stato incarcerato perché non voleva sparare. Si era proposto come volontario per fare il barelliere e andare a prendere i feriti sotto le bombe, sotto i combattimenti, ma non voleva imbracciare un fucile, non voleva sparare a nessuno, solo che purtroppo questo gli poteva costare la vita, avrebbe potuto essere passato per le armi e quindi è stato incarcerato e poi per fortuna dopo la fine della guerra liberato nel 19 con l'aiuto di Turati e della Kuliscioff, con la quale Rosa aveva un rapporto di amicizia molto profondo. E abbiamo delle bellissime lettere di Anna, che io chiamo Anna come se fosse una zia, perché mia mamma la chiamava così. Quindi quando io in casa dico Anna, è quella. Per quello che riguarda la scuola di politica, non era esattamente così. Allora, ogni estate veniva organizzato un seminario di alcune settimane, potevano essere 2 settimane piuttosto che 3, in una città europea, e a questi seminari che avrebbero accolto ragazze, giovani donne da tutta l'Europa, venivano offerte delle conferenze di personaggi importanti che potevano parlare appunto della situazione politica del momento o del passato, eccetera.
Nel 22 Rosa l'aveva organizzato a Varese ed era già tutto pronto con degli ospiti importantissimi perché aveva contattato Salvemini che aveva accettato di partecipare, Bertrand Russell che aveva accettato e Hermann Hesse. Quindi aveva raccolto dei personaggi di altissimo livello, ma proprio nei locali che avrebbero dovuto accogliere queste conferenze, queste giovani donne, sono arrivati dei facinorosi, dei fascisti, hanno spaccato specchi, hanno spaccato vetri, hanno spaccato. E lei si è molto spaventata perché si sentiva responsabile di questo gruppo di una sessantina di giovani donne che sarebbero arrivate da tutta l'Europa. Quindi ha chiesto a Bignami, che era a Lugano in Svizzera, se poteva organizzare un posto dove queste donne avrebbero potuto soggiornare, e hanno spostato tutta queste due settimane di scuola politica, se vogliamo chiamarla così, al Canton Ticino in Svizzera, perché lei non si fidava di mettere a repentaglio la salute e la salvezza di queste. Magari non sarebbe successo niente, ma se fosse successo sarebbe stato molto grave. E lei è stata, voglio fare un piccolissima marcia indietro, nel 14 lei aveva fondato insieme ad Alfredo Podrider, aveva fondato un'associazione per accogliere i profughi che arrivavano dal Belgio, invaso dai tedeschi, e per mesi ha accolto alla stazione centrale migliaia, insieme ad altri socialisti, migliaia, ma lei organizzava tutto e andava nelle gambe del diavolo, diceva mia mamma. Ha avuto medici, infermieri, ha mosso tutta la buona società milanese perché partecipasse ad accogliere questi poveretti che arrivavano in condizioni miserrime dal Belgio. E questa associazione si chiamava Pro Umanità, che giustamente quello doveva essere il nome. Una volta terminato l'accudimento di queste persone, ha cominciato a raccogliere il pane per i prigionieri, quando i prigionieri italiani venivano chiusi nelle prigioni austriache, e una di queste prigioni è la famigerata Mauthausen, che poi nella Seconda Guerra Mondiale è diventata più di una prigione, è diventata quello che era. E lei organizzava conferenze, organizzava oggi si direbbe meetings, insomma incontri, con l'aiuto, col sostegno delle donne socialiste, per cercare di raccogliere denaro e di far capire quanto fosse importante. Tra l'altro la Croce Rossa mandava il pane ai prigionieri italiani, ma le famiglie dovevano pagare per mandare questi pacchi. Invece la Rosa Genoni faceva in modo che questi pacchi arrivassero. Ed era stata convocata molto malamente e anche trattata molto male dalla questura, perché dicevano che metteva dei volantini nei pacchi, e questi volantini erano contro la guerra, a che lei, che di solito era abbastanza diplomatica con le autorità per evitare di andare contro, insomma di avere dei grossi problemi, essere magari incarcerata e non poter più continuare il suo lavoro, quella volta lì ha dato di matto e ha detto che non era pensabile neanche nessuna maniera che lei mettesse a rischio la vita di questi poveri ragazzi che rischiavano già di morire di fame se lei avesse messo dei pamphlet antimilitaristi, li avrebbe ulteriormente condannati a morte, perché sarebbe stato veramente il peggio al mondo. E questa cosa di essere perseguitata dalla questura ha funzionato molto pesantemente quando lei era la referente della WILF a Milano, perché aveva dato la sua casa come indirizzo e come referente per gli incontri delle donne della WILF. E ogni 3x2 arrivava qualcuno dalla questura
confiscavano i registri, confiscavano il materiale pubblicitario, promozionale, diciamo oggi, e tutto quello che riguardava queste teorie pacifiste che erano molto mal viste naturalmente, sia alla fine della guerra che anche dopo. E la cosa assurda è che addirittura ha avuto visite da parte della questura fino all'età di 73 anni, quando abitavano ormai a Sanremo e mandavano dall'Imperia dei personaggi a vedere chi frequentava Casa Podrider per capire se ancora lei aveva degli agganci, se aveva delle cose. Era E per ancora quello considerata pericolosa a 73 pericolosa, e ho anni. dei report di questi personaggi che andavano a vedere e dicevano: no, in effetti la signora si comporta bene. E noi poi leggendoli eravamo sopra. La signora si è comportata È benissimo, comportata bene. tant'è vero che un'altra nota piccolissima, questa è una biografia ricchissima. E mi spiace che il tempo sia veramente molto Tiranno. scarso rispetto all'entità della personaggia, però un altro input piccolissimo è necessario, cioè insieme al marito Rosa ha condiviso con lui delle idee, sentimenti e anche attività. E per esempio un'attività è stata quella nel carcere. Nel carcere di San Vittore a Milano, dove hanno messo su un laboratorio di sartoria per detenute, diretto naturalmente sotto le indicazioni di Rosa, però l'hanno messo su insieme, ecco, e alla quale sono seguiti un asilo nido sempre per detenute e un gabinetto ginecologico. Anche queste sono iniziative che danno, dal 43 siamo, l'idea di una visione sociale a tutto tondo. Mi permetto di intervenire, perché questo è stato fatto nel 28, Mi quando è morta la mamma di Alfredo, come un ricordo per la suocera. E ha continuato ad esserci tutto questo, sia il laboratorio per le carcerate che i due, diciamo, le due altre iniziative, sino al 43, Ah, ecco. quando il carcere è stato bombardato. Ma la cosa incredibile è stata che per la prima volta, io lo sottolineo perché è veramente molto importante, per la prima volta si era pensato, qualcuno ha pensato di offrire alle carcerate la possibilità di imparare un mestiere, affinché una volta uscite, terminata la loro permanenza nel carcere, avessero un mestiere e non tornassero né a delinquere né a finire sulla strada, cosa che avrebbe potuto facilmente accadere. E l'asilo, il nido era per i bambini che nascevano e stavano fino a 3 anni con le madri nel carcere, e il gabinetto non era un vero gabinetto medico, ma questa infermiera doveva aiutare le donne a tenere pulite se stesse e i loro figli. E questo ancora dà l'idea proprio della personalità antesignana, anticonformista, iniziatrice di Rosa Genoni. E chiudiamo questo spazio con un'ultimissima notazione, che anche questa lascerà esterrefatti parecchie persone, e cioè nel 1936, stiamo parlando del 1936, questa volta spero di non sbagliare la data. Fece coltivare a Sanremo, dove si era girata con la famiglia, un terreno, seguendo una metodica di avanguardia che era l'agricoltura biodinamica, l'agricoltura biodinamica di Steiner, che è qualcosa che ancora adesso viene considerata all'avanguardia e quindi ha precorso di decenni, molti decenni, anche l'interesse per le culture biologiche. Il tutto era legato in una visione globale degli esseri umani, nella quale si doveva perseguire il benessere di tutte e di tutte e
naturalmente in un tipo di rapporto di pace tra i sessi, tra l'umanità e la natura e in tutti i suoi aspetti. Io vi ringrazio moltissimo di questa partecipazione, mi scuso della brevità del tempo, ma purtroppo questo è, e torneremo sicuramente con voi sull'argomento perché ci saranno molte altre occasioni di parlare di Rosa Genoni, anche sperando che riaprano il museo nella quale vengono esposte i suoi abiti che per adesso non sono ancora Non noti. sono. Speriamo, Grazie. chiudiamo con un augurio di riapertura di questa mostra. Grazie ad Antonia Sanni Baraldi, grazie a Raffaella Polaide e a tutti voi grazie di averci seguito. Arrivederci. Grazie di questa opportunità, grazie mille. Ciao Raffaella. Arrivederci. È stata